ragazzi, ci vediamo oggi pomeriggio intorno alle 17. Ok. Io ci sono. Noi non possiamo, abbiamo le lezioni di nuoto. Infatti, che peccato. Io posso, non vedo l'ora. Anche io. Io non posso, sono a mare con quella stupida di mia sorella. Adesso indossa anche la muta. Va a pesca? No, indossa la muta quando nuota. Ma stai scherzando? No, dice di essere grassa. Ma sei bellissimo. Ha un fisico statuario. Magari tutti fossero come lei. Ma è impazzita? Non lo so, da quando frequenta quel tizio strano è diversa. Perché lo trovi strano? Non mi piace quel tipo. Ma mica deve piacere a te, deve piacere a lei. Andiamo, va. Anna, sono 3 giorni che manchi da scuola. Non hai nemmeno risposto ai messaggi. C'è qualcosa che non va? Ma è vero, sei strana. Sei stata male? Sì. Cioè, no. Qualche decimo e poi un po' di tosse. Forse è meglio che state lontane. Dai, su, per così poco. No, preferisco rimanere da sola. Non lo pensare nemmeno. Comunque, adesso dobbiamo andare a casa perché è tardi. Però mi raccomando, oggi pomeriggio al parco. Ne parliamo lì, eh? Dai, vi prego, per favore. Ci vediamo al solitolario. Se non ci sarai, ti vengo a prendere a casa. Ragazze, ciao. Anna, ma che ci fai lì tutta sola? Dai, vieni qui con noi. Ciao Ale. Anna, abbiamo capito che c'è qualcosa che non va. Con noi puoi parlare, siamo amiche da tanto. A noi puoi dire qualsiasi cosa, lo sai. No, fidatevi, tranquille, non ho niente. Ma quando mai? Si capisce lontano 1 miglio che hai qualcosa. Non farmi arrabbiare, eh? Ma anche se ve lo dicessi voi non potreste fare niente, nemmeno io. Ma Anna, scusa, a cosa ti stai riferendo? È successo qualcosa? Vi ricordate quella sera quando vi ho parlato di mia sorella e il nuoto? Ecco, là... Ma si può sapere cos'hai? Vieni al mare con quella muta nera e lunga, ti vesti come un'anziana, porti quella sciarpa e quegli orribili maglioni. Tu, che un tempo vestivi con abiti femminili, scollati e attillati. Non è vero, fatti gli affari tuoi. Mamma mia, quanto sei insopportabile. Perché invece non ti togli quella sciarpa? Siamo al mare. Ma che cavolo... Ma... Dai! Ma... Sono lividi! Ma che cosa... Adesso mi spieghi tutto questo, però. Mi vergogno. Ma perché continui a toccarti il braccio? Come mi spieghi questo allora? Non è successo nulla. Sono caduta e mi sono fatta molto male. Come mai allora piangi? A ridurti così. È stato. Chi? È stato quello stronzo, è stato Alex. Sì, è stato lui. Da quanto tempo va avanti così? Da quanto tempo ti picchia? La prima volta mi ha insultato soltanto perché avevo versato per sbaglio qualche goccia di acqua sulla sua felpa. Poco dopo mi ha chiesto scusa, ha cercato di giustificarsi dicendo che era solo stanco e che non avrebbe voluto.
Un paio di giorni dopo mi ha detto con il fuoco dentro gli occhi che ero lurida e maleducata solo perché avevo sporcato il tappetino della sua macchina. Ancora scuse, ancora pentimento, ancora un'altra aggressione, stavolta fisica. Per un banale motivo mi ha strattonata e mi ha tirato i capelli. Lì ho capito che la situazione stava degenerando e che non era solo un problema di stanchezza. Ho capito che lui era un violento. Quanto è spregevole quel mostro. Mi verrebbe proprio voglia di affrontarlo. Non riesco a crederci. Io penso che l'unica cosa che dovete fare è parlare con i vostri genitori. E se non lo fate voi, lo farò io. Ma lei non vuole e io non posso tradirla. Tradirla? Non sai quante volte al telegiornale si sente parlare di femminicidio. Vuoi che tua sorella sia la prossima? No, di certo. Ma cosa posso fare? Ascolta. Devi parlare con i tuoi genitori. Dimostra la tua maturità, la tua forza. E stanne certa, tua sorella ti ringrazierà. Ok, grazie ragazzi. Ehi mamma, posso parlarti? Certo tesoro, dimmi. Sappi che facendo questa cosa sto andando contro il volere di mia sorella Lucia. Ma grazie al consiglio dei miei amici, beh, penso di fare la cosa giusta. Cosa succede? Così mi fai preoccupare. Beh, Alex picchia Lucia e non è la prima volta che lo fa. Adesso quel mostro pagherà per ciò che ha fatto e si pentirà amaramente, perché nessuno deve permettersi di trattare così una donna. E voi donne, che siete mogli, madri e vi fate trattare come se foste oggetti, dovete avere la forza di denunciare, perché in fondo le donne sono belle se sono serene e felici.